del pubblico ministero, se andiamo sul dato quantitativo, aveva chiesto 115 anni di carcere complessivi. Ma non è questo il dato importante, ecco. Il dato è che il Tribunale ha ritenuto ancora una volta sussistere un reato che presenta molte problematiche, quale quello di devastazione e quello di saccheggio. Si vedrà nella motivazione che ragioni è stato ritenuto sussistere questo reato di devastazione e di saccheggio. Infatti, a mio modo di vedere, e credo anche a modo di vedere delle altre difese, nel processo è emerso che quella giornata presenta due diverse fasi ben precise. C'è un corteo lungo il quale si verificano dei danneggiamenti e fase completamente staccata e diversa da quello che accade poi in Piazza San Giovanni, in cui evidentemente verifica anche una condotta sconsiderata delle forze dell'ordine. Tanto è vero questo che le sto dicendo, che oggi il Tribunale di fatto denunciato alcuni dei reati commessi da esponenti delle forze dell'ordine e ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per sviluppare le indagini e promuovere l'azione penale. L'obiettivo dell'accusa è stata in questo processo che tutto quello che è successo dall'inizio alla fine era tutto parte di un organico disegno. Noi abbiamo sostenuto che in realtà si tratta di due fasi distinte che non possono essere accomunate. Lo abbiamo anche, a mio modo di vedere, dimostrato. La sentenza da un lato dice il contrario, o le condanne per questo reato, devastazione. Dall'altro riconosce che ci sono state delle condotte di reato commesse da appartenenti dalle forze dell'ordine in Piazza San Giovanni. Su questa un po' contraddittorietà ci sarà da lavorare. Noi pensiamo di aver fatto tutto il necessario per dimostrare che il reato di devastazione non c'era. Il Tribunale è stato di diverso avviso. Noi continuiamo a essere convinti della nostra tesi e la svilupperemo ancora, ovviamente. Quindi quali sono i prossimi step? Adesso il Tribunale ha preso 90 giorni di tempo per scrivere e redigere le motivazioni della sentenza. Dopo questo, una volta che le motivazioni saranno rese note, noi avremo a nostra volta 45 giorni di tempo per presentare l'appello. E guardi, io assistivo una persona che era accusata di tentato omicidio e non è stato riconosciuto nei suoi confronti, si è arrivati a un ridimensionamento dell'accusa con il reato di lesioni, quindi diciamo che da questo punto di vista, per questa posizione, poi vedremo cosa scriveranno, ma già un piccolo passo avanti è stato fatto. Un'altra persona invece che io assisto è stata condannata per il reato di devastazione, ma anche in questo caso, come le dicevo prima, vale quella distinzione rappresentata che riproporremo dinanzi ai giudici d'appello, magari con ulteriori approfondimenti, ma insomma non sono contenti, ovviamente, ma era nelle probabilità che ciò accadesse e confidano che andando avanti la loro posizione si chiarisca definitivamente. Una volta emessa la sentenza, alcune persone presenti in aula hanno gridato vergogna. Lei ha assistito a questa scena, ce la può raccontare? Alle nostre spalle, perché io ovviamente ero seduto al banco dei testimoni, ho sentito sì che qualcuno tra il pubblico ha gridato vergogna, ma ovviamente non ho potuto vedere chi fosse.